Mascar. Sono qui per farvi sentire una cosa molto particolare di queste campane tibetane. Queste sono campane tibetane autocostruite, questo è un diametro 200 e come vedete dietro ci sono dei gong autocostruiti, anche delle altre campane, e sono campane armoniche, professionali, che si possono fare tanti lavori in queste campane, anche addirittura i trattamenti. E una cosa particolare delle campane è che tutte le campane tibetane vanno tenute con la mano sotto per bene che non interrompa il suono. Quindi se io schiaccio qua, interrompo il suono, la campana deve essere tenuta bella dritta, no? Perché la campana suona da qui a qui, ecco. Però c'è una cosa molto interessante. Se una campana è molto buona, costruita bene, con un buon materiale, uno spessore ideale, la campana può fare anche questo. Praticamente la campana suona anche sotto. Se io do un colpo e permetto la flessibilità al fondo della campana di vibrare, emette un suono particolare. Addirittura se la tengo in questa maniera, come tante campane che si possono ottenere, la faccio vibrare un po', si sente proprio il fondo che suona. Sentite? Quindi se io la tengo così, freno un po' il suono. Se faccio così, il suono esce. Quindi se la campana è molto buona può suonare chiaro tutto intorno, come tutte le campane tibetane, ma anche sotto, con il fondo. Namaskar.